Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sicurezza e lo facciamo in compagnia di lei, la telecamera di sicurezza totalmente autonoma della Citronix. Cosa vuol dire totalmente autonoma? Che lei non ha bisogno né di alimentazione né di avere una connessione wifi data dalla nostra rete domestica. Sì, perché lei è totalmente indipendente, ha una batteria che gli permette di essere ricaricata tramite il pannello solare che troviamo in dotazione, e in più ha uno slot per inserire una SIM telefonica 4G. Cosa vuol dire? Che lei è in grado di ricevere e condividere i dati direttamente col nostro smartphone usando appunto una SIM che gli andremo ad inserire. All'interno della confezione troviamo già una SIM con 100 mega disponibili, che ovviamente è solo praticamente per fare delle prove, per capire come funziona. Poi quella SIM potremo andare a ricaricarla con degli altri mega, ma di questo parliamo magari dopo, o utilizzare una SIM di nostra proprietà dove abbiamo dei mega e dei giga disponibili. Comunque lei rimane totalmente indipendente, quindi viene comodissima per essere installata in postazioni dove non abbiamo una rete elettrica per andare a collegarla e soprattutto non abbiamo una connessione wifi, quindi è possibile andarla a mettere in posti veramente impensabili e andare a monitorare ambienti che magari non sono vicino a casa nostra, che sono magari di nostra proprietà ma che non sono appunto la nostra magari abitazione, o anche tranquillamente la nostra abitazione se non dovessimo avere una connessione wifi con una rete domestica data appunto dal nostro router. Quindi quello che sono le sue caratteristiche le vedremo tra poco, perché prima di tutto andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Troviamo subito il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana. Poi troviamo una SIM 4G con 100 MB già precaricati per poter provare la videocamera. Poi troviamo il pannello solare che ci permetterà di tenere caricata la batteria della nostra videocamera di sorveglianza, dove sotto abbiamo un attacco a vite per poterlo fissare insieme al supporto in dotazione. Dopodiché troviamo una prolunga micro USB femmina, micro USB maschio, per poter, se volessimo farlo, fissare il pannello solare lontano dalla nostra videocamera di sorveglianza. Ed infine abbiamo un sacchetto pieno di accessori per poter fissare sia il pannello solare che la videocamera. Subito troviamo il supporto per il pannello solare che va fissato alla videocamera, dopodiché abbiamo un cavo di alimentazione USB micro USB, delle pinzette per estrarre la micro SIM, delle dime per poter forare i muri con precisione, abbiamo le vitine di fissaggio della staffa e i fisher per poter fissare la staffa, quindi pieno di accessori. Dopodiché troviamo lei, la videocamera di sorveglianza 4G Citronix, è veramente ben fatta e curata dal punto di vista estetico dei materiali, con la sua staffa di fissaggio. Avete visto durante l'unboxing quant'è completa la confezione dal punto di vista degli accessori che troviamo inclusi appunto per andare a fissare e andare a collegare la nostra videocamera di sorveglianza. Dal punto di vista estetico, secondo me è davvero intrigante con questo colore grigio scuro. Allora, io adesso l'ho montato ovviamente su questa finta parete perché dovevo fare questa prova e farvela vedere nel video. Ovviamente è possibile andare a fissarla su qualsiasi cosa, perché comunque basta andare prima a fissare la sua staffa, che è questa che vedete qua, questa staffa che andremo a fissare con quattro viti, ovviamente io ne ho messe solo due perché tanto per questa prova è più che sufficiente, e lei andrà ad agganciarsi attraverso questi quattro fori su questa staffa. Dopodiché andremo a mettere delle viti qua lateralmente per andare a fissarla appunto alla sua staffa. Qua sotto abbiamo un piccolo sportellino in gomma che ci permette da questa parte di andare a collegare il pannello solare alla presa micro USB per la ricarica, ovviamente tutto in gomma per sigillare da umidità, acqua, perché lei è totalmente impermeabile, quindi può stare sotto a neve, freddo, acqua, qualsiasi tipologia di meteo lei è in grado di sostenerlo. E poi qua sotto abbiamo il tasto per andare ad accenderla e spegnerla. Mentre per quanto riguarda il discorso della micro SD e il discorso della SIM telefonica, è tutto qua sotto. Qua, andando ad aprire questo sportellino sempre in gomma,
home, abbiamo il tasto reset per resettare ovviamente la videocamera e tornare al punto di partenza di quando l'abbiamo acquistata. Poi abbiamo lo slot, vedete, per la SIM e lo slot per la micro SD per andare a registrare tutto quello che lei monitorizza, soprattutto quando ci sono dei movimenti. Lei è una videocamera che è in grado di registrare in Full HD, quindi 1080p, è in grado di avere la visione notturna sia a colori che in bianco e nero, ovviamente in bianco e nero ad infrarossi, o andando ad accendere i LED è in grado di darci anche delle immagini a colori. Lei ha una rotazione di 355 gradi ed è in grado di inclinarsi fino a 95 gradi. Ha un sensore di rilevamento di movimenti che poi possiamo andare anche a selezionare solo il rilevamento di figura umana, cioè praticamente possiamo fargli rilevare qualsiasi movimento o solo se lei rileva comunque una figura umana. Queste sono tutte opzioni che vedremo tra poco nella applicazione. Mentre qua sopra abbiamo il pannello solare che ovviamente si va a installare con la sua staffa che troviamo in dotazione, come abbiamo visto nell'unboxing, che va solo avvitata, in cui lui va fissato facendolo girare sopra alla staffa in questo modo. Così si sgancia, così si va ad agganciare, e veramente è super pratico il tutto. Possiamo andare ad inclinare il pannello solare in base a dove abbiamo la migliore ricezione della luce del sole e avere così l'ottimizzazione massima della ricarica della batteria. Come avete visto, in dotazione abbiamo anche il cavo prolunga se volessimo metterla in qualche posto in cui il pannello solare rimane lontano da lei, quindi non vicino come in questo caso, perché potremmo metterlo indipendente da quello che è la videocamera di sorveglianza, quindi staccare magari su un'altra parete se volessimo avere una zona con magari più luce rispetto a dove è la videocamera, cioè abbiamo tantissime possibilità, mentre così rimane tutto un blocco unico che a me piace tantissimo, e possiamo metterlo anche attaccato ad una pianta, attaccato ad un palo, attaccato veramente a qualsiasi situazione che non sia magari un'abitazione, perché appunto lei viene messa in aree non sorvegliate, non vicine a casa nostra. Adesso vado a riagganciarla al suo supporto e poi basterà andare a mettere le due viti qua nei lati, che sono queste, che andranno a fissare la videocamera di sorveglianza alla sua staffa. Come abbiamo visto nell'unboxing, lei ha già una SIM telefonica 4G attivata della Eyot Club con 100 mega. Dopodiché basterà andare appunto nel sito Eyot Club, andare a inserire i codici della nostra SIM e andare a fare una ricarica. È una ricarica per un periodo, perché non abbiamo una ricarica come quella del telefono che ogni mese si consumano i dati. No, in questo caso, essendo solo una SIM dati, quindi non ha un numero di telefono, questa SIM ha solo dati, andremo a ricaricare una determinata quantità di giga che dureranno un periodo molto più lungo, possono durare 6 mesi o addirittura anche un anno. Quindi per un anno non dovremo più pensare a lei, lei avrà comunque i giga che gli abbiamo messo a disposizione, che comunque calcolate sempre che il consumo è davvero basso, perché comunque lei consuma giga quando noi ci connettiamo e andiamo a dargli una comunicazione con il nostro smartphone, solo il consumo di giga è veramente limitato. Però non siete obbligati ad usare questa della Eyot Club che trovate inclusa, anche se io la trovo ottima dal punto di vista della connessione. Per quanto riguarda in Italia usa Vodafone, Wind e 3, dopo per altre nazioni usa altri ovviamente operatori telefonici, e devo dire che dal punto di vista della copertura è sicuramente tanta roba. Però è possibile utilizzare anche una SIM che vogliamo utilizzare di un altro operatore che ci dà magari un servizio simile, cioè solo dati, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole. Quella che troviamo nella confezione appunto è per andare a provarla e testarla prima di decidere quale SIM andare a utilizzare. Quindi questo è quello che abbiamo a disposizione quando l'acquistiamo. Adesso andiamo a vedere come funziona. Come abbiamo detto, per utilizzarla, come tutte le videocamere di sorveglianza, hanno bisogno di un'applicazione che è disponibile sia per iOS che per Android, e l'applicazione si chiama Seetronics. L'applicazione è semplicissima, in un attimo andiamo ad associare la videocamera di sorveglianza, ormai è diventato un metodo davvero semplice. Andando a cliccare più in alto andiamo ad aggiungere la videocamera che desideriamo, andiamo a fare scansione a QR code, e con la videocamera del nostro smartphone andiamo a scansionare il QR code che abbiamo qua sopra, e in un attimo abbiamo abbinato la videocamera di sorveglianza alla nostra applicazione. Queste videocamere con SIM telefono
telefonica, non c'è neanche bisogno dell'abbinamento con la rete wifi, quindi è davvero semplice. Mi raccomando, inserite prima di accendere la videocamera di sorveglianza, andate ad inserire la SIM e anche la micro SD, quindi così avviate il tutto e lei fa tutte le sue connessioni e tutto è pronto una volta che avete associato la videocamera. L'applicazione è semplice, ha giusto le cose che servono per una videocamera di questo tipo, quindi andremo a cliccare sul simbolo dell'ingranaggio a destra e abbiamo disponibili tutte le funzioni di questa videocamera, tutte le configurazioni che potremo dare a questa videocamera. Iniziamo con la seconda voce, che ci permette di andare a configurare le prime impostazioni, dove possiamo andare a regolare la modalità di alimentazione, il flusso video o la scena da utilizzare se indoor o esterno. Tra le due opzioni di risparmio energetico o mantenuto funzionante dipende se avete il pannello solare o meno, perché altrimenti il mantenuto funzionante ha un consumo veloce della batteria, mentre col pannello solare in teoria si dovrebbe mantenere, però io vi consiglio il basso consumo energetico perché almeno siamo sicuri che il pannello riesce a mantenere carica la batteria. Ovviamente caricate la batteria con l'alimentatore a casa, una volta caricata a pieno collegate il pannello solare, però mettetela lì già carica totalmente, in modo che lui la deve solo mantenere carica il più possibile, perché possiamo abilitare, vedete sotto in basso, impostazioni scheda SD, che abilita la registrazione programmata, ma possiamo andare ad attivarla solo se attiviamo mantenuto funzionante, quindi lei ha un consumo di energia maggiore e siamo consapevoli di questo. Se vogliamo attivare questa funzione dobbiamo attivare la funzione mantenuto funzionante, perché questa abilità registrazione è per registrare determinati orari in cui lei parte a registrare, indipendentemente che veda un movimento o meno. Poi abbiamo azione con allarme, qua possiamo andare ovviamente a configurare le notifiche di rilevamento di movimento che lei ci invierà sia nello smartphone che nello smartwatch, quindi avremo veramente un'informazione completa. Poi abbiamo la possibilità di regolare la sensibilità appunto del sensore di movimento con basso, medio, alto, o andare addirittura a disattivarlo, e poi allarme umanoide, che è proprio un rilevare la figura umana, e andare ad impostare anche se vogliamo il periodo di allarme, quindi andremo a dirgli solo un periodo in cui vogliamo che lei monitorizzi appunto i movimenti. Al di fuori di quegli orari e di quei giorni non ci sarà bisogno che lei monitorizzi il movimento o appunto ci avvisi di qualcosa che si sta muovendo davanti a lei. Quindi tutto questo è davvero utile per andare a coprire tutte le necessità di qualsiasi utente voglia utilizzare questa videocamera. Poi abbiamo allarme SD REC. Cosa vuol dire? Che lei andrà a registrare sempre sulla micro SD, se andiamo ad attivare la funzione, ogni volta che rileverà un movimento registrerà sulla micro SD un filmato che può essere di 10 secondi o 30 secondi in base a quello che vogliamo noi attivare. Quindi ogni rilevamento di movimento sarà associato appunto ad un piccolo filmato che ci permetterà appunto di vedere cosa è successo durante quell'avviso. Poi abbiamo la possibilità di quello che è l'audio, perché comunque lei ha un microfono integrato, quindi noi possiamo parlare dallo smartphone verso la videocamera, o la videocamera verso lo smartphone avrà appunto l'audio che arriva verso il nostro telefono, perché comunque abbiamo un audio bidirezionale. Poi abbiamo impostazioni video, dove ci dà i dati di quello che è appunto la trasmissione video. Poi abbiamo impostazione della micro SD, dove possiamo andare a formattare la micro SD quando la andiamo ad inserire. Poi abbiamo impostazioni orario, per andare a configurarlo con l'orario della nostra nazione, perché ovviamente ha tutti i fusi orari, abbiamo gli orari delle varie nazioni, possiamo andare, vedete, a sincronizzarla col telefono e poi mettere il fuso orario appunto della nostra nazione, così avremo nella registrazione video l'orario giusto, il giorno giusto, tutto quello che è successo appunto in quel momento con tutti i dati precisi. Poi abbiamo le informazioni generali per quanto riguarda il dispositivo. Andando a cliccare su telecamera in linea, vedete che abbiamo la videocamera che sta inquadrando la mia mano, e in alto abbiamo Wind It. Cosa vuol dire? Che lei in questo momento è connessa alla rete Wind Italia. C'è anche un bel segnale, anche se sono in casa e c'è un piano sopra di me, quindi ovviamente all'esterno prenderà ancora meglio di quello che è ovviamente qua dentro. A sinistra abbiamo la batteria, e poi andando a cliccare sul display abbiamo delle opzioni che possiamo attivare o disattivare. Abbiamo la possibilità di andare a disattivare e attivare l'audio, di andare a scattare foto, vedete che io ho fatto la foto in questo momento di questa situazione,
applicazione, andare a registrare video, quindi registreremo un video che sarà salvato nello smartphone. Possiamo andare a cambiare la risoluzione, quindi in base a quanto è fluido il video potremo passare da HD come in questo momento a SD, quindi la live che vedremo avrà una qualità più o meno diciamo definita. Lei registrerà sempre in full HD nella micro SIM che gli abbiamo messo all'interno, però nella live potremo scegliere se avere un'immagine più fluida, vedete in SD è tutto più fluido, in HD rimane tutto un pochino più lento. Poi abbiamo, andando a cliccare in alto a sinistra, di andare a cambiare la prospettiva dell'immagine, possiamo andare a selezionare cosa vogliamo vedere al buio, vedete se avere la luce bianca, la luce infrarosso, e in più se lasciare in automatico, quindi decide lei quando passare in modalità notturna, che sia ad infrarosso, a colore, che è l'opzione che gli abbiamo dato, però quando passare in modalità notturna lo deciderà lei in base alla quantità di luce che c'è nell'ambiente. E poi, essendo comunque una videocamera di sorveglianza motorizzata, lei ruota. Per ruotare possiamo muovere il dito anche sullo schermo e lei, vedete che si muove e ruota di quanto noi vogliamo, sia verso l'alto che verso il basso, in base a cosa vogliamo andare ad inquadrare, perché comunque lei ha un ampio movimento per andare a monitorare tutta la nostra area. Poi, andando a cliccare il simbolo di spegnimento in alto, usciamo da quello che è la live. Quindi avete visto come questa videocamera di sorveglianza con la sua applicazione sia molto completa e come ci dà la possibilità di sfruttarla a pieno. Adesso la vado a posizionare all'esterno per farvi vedere come funziona, appunto, se dovessimo averla in una posizione che non è qua da parte a me. Quindi vado a metterla all'esterno e torno subito. Perfetto, l'ho posizionata all'esterno sul mio terrazzo e vedete quello che lei sta inquadrando. Posso andare a alzare, abbassare, posso andare a farla ruotare verso sinistra, verso destra, possiamo veramente controllare tutto. E poi possiamo, come abbiamo detto, andare a cambiare la risoluzione, che adesso è in SD. Se vado a cliccare HD avremo una qualità migliore, infatti guardate adesso la risoluzione come è aumentata, però ovviamente potrebbe diventare magari più scattoso il movimento, perché comunque ha molti più dati da trasportare. Quindi adesso vado all'esterno a recuperarla, così vediamo quando arrivo a prenderla se mi vede come movimento, se mi arriva la notifica nello smartphone e se registra sulla micro SD i 10 secondi di video, appunto, collegati alla notifica che mi è arrivata. Quindi usciamo e vediamo cosa succede. Perfetto, ecco qua la nostra videocamera di sorveglianza, l'ho recuperata. Avete visto come quando mi ha rilevato mi ha inviato la notifica. Ovviamente i tempi tra il rilevamento e l'invio della notifica dipende dalla connessione, sia dalla rete 4G sua, ma anche dalla nostra rete Wi-Fi, perché è una comunicazione su più reti, però nel giro di qualche secondo vi arriva comunque la notifica nello smartphone. Adesso andiamo a vedere però se quello che diciamo lei ha rilevato, cioè il mio movimento, ha registrato all'interno della micro SD il file video di 10 secondi. Quindi andiamo in video, libreria, abbiamo adesso disponibili le registrazioni, ovviamente possiamo accedere alle registrazioni tramite lo smartphone o andare a estrarre la micro SD ed inserirla in un computer, non siamo obbligati ad utilizzarne una sola, ovviamente ci sono anche tutte quelle delle varie prove. Vado a cliccare su quella che dovrebbe essere quella giusta, qua possiamo andare a vedere direttamente live dalla micro SD o scaricarla nel telefono e averla sempre disponibile nel telefono. Vediamo se è quella giusta. Sì, vedete che sono io che esco dalla finestra, arrivo sul terrazzo e abbiamo questo video che in realtà è di 15 secondi, dovrebbe essere di 10, ma in realtà è di 15 secondi. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, appunto, per andare a controllare quella che è la notifica che ci è arrivata. Quindi ragazzi, spero che questo mio video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile, che questo prodotto l'abbiate trovato interessante, perché mi piace un sacco recensire questi prodotti che ormai hanno raggiunto
raggiunto una qualità e delle performance a dei prezzi sicuramente accessibili. Lei attualmente è venduta su Amazon a 139 euro con il coupon sconto di 20 euro che Amazon ci fa applicare all'acquisto, quindi un prezzo secondo me di tutto rispetto per un prodotto totalmente indipendente. Nel caso dovessi ottenere dei coupon sconto aggiuntivi, li troverete ovviamente qua sotto in descrizione o nel mio canale Telegram Offerte. Quindi se questo mio video riguardante questa videocamera di sorveglianza 4G della Citronics vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove vi porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.